Gli studenti del Mennella in stato di agitazione questa mattina sono nella piazzale Trieste di Ischia, ieri erano a Forio, domani saranno invece a Casamicciola. I motivi di questa protesta? I motivi di questa protesta è che da inizio settembre, quando è iniziata la scuola, abbiamo iniziato i doppi turni. Ci avevano promesso che in una settimana si risolveva tutto, invece non è stato così. Le ore aumentavano giustamente, da 3 passano a 4, da 4 a 5 e l'orario sta diventando veramente impossibile. Da lunedì inizierà l'orario dalle 2 alle 7 di sera, quindi soprattutto per noi ragazzi della maturità, che abbiamo un esame da affrontare, è impossibile studiare, perché un ragazzo che studia la mattina arriva a scuola che già tiene la testa distrutta, cioè è troppo... Non si può fare, non si può continuare così. E soprattutto poi è che fanno molte promesse, tutti sì sì, una settimana, due settimane, tre giorni e non si avvera niente. Noi siamo un po' stanchi, perché comunque è un nostro diritto lo studio e ce lo stanno levando. Non ci danno soluzioni, quindi da ieri, che abbiamo iniziato una delle nostre prime proteste, è iniziato lo stato di agitazione. Poi abbiamo pubblicato su Facebook, sui nostri profili, io sono Cristian Pariota, dove ci sarà tutto il programma che svolgeremo fino a martedì. Poi da martedì in poi aspettiamo una risposta della provincia, della città metropolitana. Se non arriva continueremo con le manifestazioni. Quindi praticamente la vostra è una richiesta di avere una scuola? Sì, esatto, una scuola. Inizialmente cerchiamo solo una sistemazione per le classi del biennio, per sviare il fatto dei doppi turni. Dopodiché cercheremo anche di combattere per avere un istituto unico per il Mennella, perché come ben sapete il Mennella da 30 anni, anche di più, è un istituto che è separato in tre sedi e questo sinceramente per noi non va bene. Quindi ottenere un'unica sede per raggruppare tutti i vari indirizzi del Mennella. Sì, noi siamo il Mennella sono tre indirizzi, nautico, turistico e termico. Cercheremo di lottare per avere un'unica sede in modo tale da unirci tutti quanti, raggrupparci per stare tutti quanti insieme. Non è possibile che siamo divisi, chi è a Casamicciola, chi è a Forio, chi è a Ischia, è una cosa impossibile. Il biennio purtroppo quest'anno non può andare più a Ischia e quindi noi dobbiamo fare i doppi turni fino alle 7 di sera. E dato che abbiamo una maturità, noi quest'anno non possiamo studiare in questa maniera. I genitori accanto ai ragazzi, perché ecco, soprattutto ecco, questi ragazzi che vogliono studiare, quindi bisogna sostenerli in tutte le loro manifestazioni. Certo, perché i doppi turni sono comunque deleteri e snervanti e stressanti e non li aiutano. Invece bisogna cercare di fare di tutto per avere questo plesso che ci manca, perché il biennio del nautico in realtà è rimasto fuori. È avvilente vedere come una scuola che dovrebbe essere il fiore all'occhiello di ogni comune invece è bistrattata. Noi siamo un'eccellenza, quelli... e invece dovremmo avere più credito e più sostegno sul territorio. Speriamo che questo avvenga nelle prossime settimane.